Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare dell'attrezzatura che uso io per affrontare i piccoli medi torrenti di montagna. Io prevalentemente pesco in piccoli medi torrenti, sono tutti laterali o riali di questi laterali. Partiamo dalla canna, io utilizzo questa canna qua, è una Shimano Scimitar, è una 6 piedi 10, 2,8 grammi. È un offset, ma praticamente è come se fosse una monopezzo. Con questa canna qua mi ci trovo benissimo, sono 4-5 anni che ormai la sto utilizzando, non mi ha mai dato problemi. La utilizzo sia in torrenti di montagna sia per fare street fishing. Ci ho tirato fuori dalla trotela da una spanna fino alla carpa da 4-5 kg, quindi è veramente una bomba. Abbinata a questa canna qua, io ci ho abbinato sempre un mulinello Shimano, si tratta del Sedona taglio 2005, high gain, quello con rapporto di recupero veloce, un 6 a 2. In piccoli torrenti di montagna io utilizzo il nylon, uno 0,16 di buona qualità, è più che sufficiente. Non mi piace usare trecciati nei piccoli torrenti, anche perché comunque la taglia delle trote che vado a insidiare parte da una spanna fino ai 35-40 cm al massimo, quindi un buon nylon è perfetto. Adesso vi parlo degli artificiali che utilizzo e più nello specifico adesso ve li faccio vedere. Prendiamo qualche artificiale e incomincio a farvi vedere cosa utilizzo. Questi qua, qualche gomma, e adesso piano piano vi faccio vedere tutto quello che utilizzo. Eccoci qua. Allora, adesso vi faccio vedere le esche principali che uso tra rotanti, Minnow, e poi dopo vediamo gli spinfly e le gomme. Entriamo più nel dettaglio. Allora, come rotanti io utilizzo soprattutto Ilba e i classici Maps, dalla misura 2 alla 3. L'1 lo uso raramente. Classici Ilba, classici rotanti tondi e quelli con la paletta un po' più allungata a foglia per le correnti più sostenute. Colorazione, io sono un grande fan del dorato con i pallini rossi. Uso sull'80% delle volte quello. A volte uso il Black Fury o gli Ilba, questi qua con la paletta nera, ma l'80 volte su 100 utilizzo il classico così. Come Minnow abbiamo i classici Rapala, galleggianti, affondanti, countdown. Poi abbiamo questa serie qua dell'amico Roberto, RL Minnow, che vanno benissimo. C'è la versione affondante, questo qua è il mitico Ozzy, questo va giù di brutto. E altri palettati. Questi sono di un altro costruttore, vanno molto bene anche questi, è un artigiano. Classici Real Winner nelle misure del 5 cm e del 3,5, 4 galleggianti. Bene, ora passiamo agli spinfly. Come rotanti utilizzo anche questi qua, delle cose un po' diverse dal solito. Questi li costruisco io, sono fatti
con un'anima d'acciaio passante. Le palline che vedete in mezzo sono le palline in tungsteno o in ottone, che sono quelle che si usano per fare le ninfe per pescare mosca. Delle palette, logicamente con amo singolo senza ordiglione, e devo dire che anche queste fanno la loro parte. Ci ho catturato parecchie trodelle. Invece, come spinfly, classici bruchetti, così. Questi qua sono di mia produzione, anche questi qua li realizzo io. E questi qua, delle ninfette, sempre anche loro con un'elica davanti, queste qua le faccio sempre io, anche queste, sono di mia produzione. Poi utilizzo queste qua, ci sono sempre sia bruchi che questi worm, che sono di Mattia Marchesi, che lo trovate sia su Facebook che su Instagram, sotto il nome di The Spinfly Way. Sono veramente una bomba. E come ultime utilizzo queste qua, che sono della Flumen. Utilizzo queste e queste qua, che sembrano proprio delle vere ninfe. Poi ci sono anche dei colori strong così, o addirittura delle bestie così. Come gomme utilizzo dai classici sciaddini di varie marche, dalla Molix a Nomura, il fantastico Grass Minor dell'EcoGear, dei worm, il Sator Worm sempre della Molix, il camolone, ho queste camolette qua che sono di Angry Fish. Sono belle morbide, molto catturanti e durano lungo su una testina piombata. Ecco, come testine piombate io utilizzo o delle testine di questo tipo qua, che sono sempre realizzate da me, sempre con delle teste di tungsteno o di ottone, che servono sempre per realizzare delle mosche. O se no, le classiche jighead, che vanno da sotto il grammo, dagli 0,8-0,9 grammi ai massimo 3-4 grammi, dipende dalla portata dell'acqua, dalle varie buche che ci sono. Poi utilizzo il classico Black Minnow, che è un'istituzione ormai, è una bomba. E non ultimo utilizzo questi vermi qua, che li trovate da Decathlon, sono centati, sembrano proprio dei veri vermi. E anche questi qua hanno del gran potenziale, rendono alla grande e hanno una tenuta sull'ammo che è spaventosa. Se non perdi la testina, ti dura tutta la giornata. Come ultimo, il mitico Isome. Questo è una bomba, una vera e propria bomba. Questi anche dei pesci più apatici, con questo vai sul sicuro. Sono scentati, durano poco e niente sull'amo, perché diciamo che ogni cattura ne metti su un pezzo nuovo, però questo nella disperazione ti risolve la giornata. Ora ritorniamo di là e vi faccio vedere dove tutti questi artificiali li tengo durante la mia battuta di pesca. Ora vi mostro dove tengo tutti gli artificiali durante la mia battuta di pesca. Allora, se affronto la giornata divisa in due,
ovvero la mattina e poi ritorno alla macchina a pranzo e poi al pomeriggio riprendo a pescare. Gli artificiali li metto dentro in questa comoda gibernetta e di Decathlon, e ha quattro comode tascone dove ci stanno dentro le scatole, quelle grosse che avete visto. Ha due tasche da una parte e due tasche grosse dall'altra. Ha altre due taschine un po' più piccole dove ci si può mettere dentro dalle forbici alle pinzette, la scatola con i moschettoni, praticamente quello che volete. L'altra tasca di comodo questa clip dove io di solito ci tengo attaccata o la forbice o la pinzetta. Vi lascia la schiena molto libera che traspira perché non avvolge la schiena. Io la reputo una delle migliori che fino adesso ho mai utilizzato, sono 3-4 anni che la utilizzo ed è veramente una bomba. Se invece affronto la giornata di pesca dalla mattina fino alla sera sullo stesso torrente senza mai tornare alla macchina, allora utilizzo questa qua della Moniz. È nata per un porta sponda a trotare, però va benissimo da metterci dentro dai rotanti minor. Io mi tengo questa qua praticamente con dentro tutto l'essenziale a portata di mano. E il resto della scorta la tengo dentro nello zaino. Io quando affronto la giornata intera utilizzo questo zainone qua della Decathlon, è un 20 litri, dove questa l'attacco comodamente qua allo spallaccio, così. E praticamente io qua c'ho dentro tutto quello che mi serve per affrontare l'intera giornata sul torrente, dal cibo all'acqua, al kit di pronto soccorso. Le corde che sono sempre indispensabili perché molte volte mi tocca utilizzarle perché vado a pescare in posti abbastanza inculati, dove non arriva nessuno e dove c'è bisogno di usare queste cose qua, perché se io mi fisso che voglio scendere in un posto, devo andarci. Come ultima cosa, io utilizzo sempre un guadino in rete gommata. Io guadino sia dalla trota da una spanna fino alla trota più grossa, almeno resta bella tranquilla in acqua, la slamo in acqua senza neanche quasi toccarla a volte e la libero senza problemi. Io ve lo consiglio fortemente di usarlo per qualsiasi taglia sia la vostra cattura, è molto importante per fare un ottimo catch and release. Detto questo, come ultimissima cosa, occhiali polarizzati che sono l'ideale. Detto questo, se avete domande, consigli, dubbi, non esitate a scrivermi sotto nei commenti, sperando che questa pandemia passi, di ritornare al più presto a fare la nostra più grande passione. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.